È stato approvato l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Alberto Gusmeroli, vice sindaco di Arona, che prevede il ripristino della funivia del Mottarone, teatro della tragedia avvenuta nel maggio scorso sul Lago Maggiore. Questo è quello che ha detto Gusmeroli durante la seduta alla Camera dei Deputati. Beh, il nostro pensiero dal 23 maggio del 2021 non può andare che alle 14 vittime della funivia del Mottarone, ai loro familiari che hanno perso i loro cari in un tragico incidente, e ci auguriamo che la magistratura faccia nel più breve tempo possibile piena luce. Però bisogna anche guardare alla ricostruzione di quella zona turistica che, a seguito di questa terribile tragedia, ha subito una crisi turistica enorme. Il Mottarone è una montagna splendida, dalla cima del Mottarone si vedono i due laghi meravigliosi, il Lago Maggiore e il Lago d'Orta. Dobbiamo assolutamente essere vicini. Io ho incontrato il ministro del turismo Garavaglia, che è attentissimo in generale a tutti i bisogni del territorio, in particolare dopo questa tragedia, a vedere di far ripartire la funivia, che in qualche modo è una delle soluzioni tecniche più importanti per raggiungere la cima del Mottarone. Noi pensiamo a qualcosa, siccome l'Italia è il paese delle eccellenze, pensiamo a qualcosa come è stato realizzato sul Monte Bianco, lo Skyway, quindi una funivia cabinovia completamente a 360 gradi in vetro, in modo che si possa valorizzare quel bellissimo territorio che guarda, come dicevo, due laghi. Sono anni anche che però si parla di una funivia a Piano Provenzano, nel comune di Lingua Glossa, è l'occasione per aiutare due territori, uno al nord e uno al sud. Io sono convinto che a questo ordine del giorno della Lega, mia prima firma, il governo darà la massima attenzione, come appunto mi ha confermato il ministro del turismo Garavaglia. Mi auguro che possiate approvarlo per tutte e due queste realtà e che la nostra zona del Mottarone, del Lago d'Orta e del Lago Maggiore possano vedere, con la rinascita di questa struttura tecnologicamente avanzata, un grande ritorno del turismo su questa montagna. Grazie al governo, grazie Presidente.